Rendimi immortale, voglio che la mia bellezza rimanga intatta per l'eternità, come desidera. Adoro l'odore dei soldi, facciamolo. Non muoverti. Nessun problema, le prime pennellate sono le più difficili. Ehi, ma che succede? Ah, vattene! Shh, faccia finta che io non ci sia. Preso! Aspetta, questo cos'è? Non conosce il minimalismo? Ma di cosa state parlando? Fatemi vedere! Ma quella dovrei essere io! Cosa? Stai scherzando? Questo tizio è ricercato da tempo! Posso spiegare? Quello, beh, è mio fratello! C'è dell'altro! Questi sono baffi finti! Non ci posso credere! E c'è di peggio, aspetta! Hazel? Non fare finta di essere sorpresa! Ragazze, basta! C'è una sola cosa da fare! Andremo in centrale! No, sono troppo ricca per la prigione! Oh, ma non andrai in prigione! Ti attende qualcosa di molto meglio! In realtà questo dipinto non è poi così male, lo prenderò! Come prova per il caso! Sedetevi qui! Togliamo le manette! Vi sfido! Quindi ci attende una sfida, eh? Ma che fa? Sto bene? Vabbè, ecco la vostra prima sfida! Oh, un bel coniglietto! Abbiamo anche tutto il materiale, iniziamo! Ho un'idea! Devo solo capire come funziona questa penna! È alquanto intricata! Ah, aspetta! Credo di aver capito! Ora, mi serve un bicchiere di plastica! Ci disegnerò sopra un viso e inizierò dagli occhi! Vorrei anch'io delle ciglia così! Ora devo fare il naso! Ah, è così carino! Adesso gli farò un bel sorriso! E delle guance rosa! Mi piace! Ma non ho ancora finito! Servono anche dei baffetti! Manca ancora una cosa! Il coniglio ha bisogno delle orecchie! Mi servono le forbici per questo! Farò dei tagli sotto al bicchiere e poi piegherò i lembi di plastica! Applicherò della colla sul tappo di una bottiglia! E lo attaccherò ad un altro tappo. Avvolgerò un elastico attorno ai tappi. Non è strettissimo, quindi ci aggiungerò del nastro per tenerlo fermo. È così che deve apparire. Passerò l'elastico sopra i lembi creati prima. E i tappi finiranno dentro al bicchiere. Ora devo solo torcere l'elastico. E quando verrà rilasciato, il coniglio saltellerà. Guarda come va! Non so se riuscirò a fare di meglio. Credo di avere un'idea. Devo chiamare papà. Pronto, papà? Ho bisogno del tuo aiuto! C'era un poliziotto e poi un coniglio! Sono troppo stressata! Fai qualcosa, tipo subito! Ok, grazie papà, ciao! Wow, che velocità! Che emozione! Chissà cos'è! Beh, c'è solo un modo per scoprirlo! Wow, è un robot! Che figata! Sapevo che papà non mi avrebbe delusa, voglio provarlo subito! Hazel, guarda questo! Farà tutto lui al mio posto! Ok, robot, fammi vedere cosa sai fare. Bravo, continua così. Devi disegnare un coniglio. Wow, lo sta facendo! Che figata! Adesso posso rilassarmi e attendere. Il robot farà tutto da solo. Aspetta, ma... No! Quella è una lumaca! Stupido robot! Voglio un coniglio, hai capito? Mi stai ascoltando? Un coniglio! Forza! Oh, ecco perché faccio fare tutti i miei servi. Ok, se disegni un coniglio allora ti darò una ricompensa. Mi sembra equo o no? Inizia! Sarà tua, devi solo disegnare un coniglio. Sapevo che avrebbe funzionato, aveva solo bisogno di essere persuaso. Ma alla fine saremo tutti contenti. Hai finito. Ma stai scherzando? Ma che cosa diavolo è quel coso? Mi stai cominciando a dare sui nervi? Ma dov'è che sto sbagliando? Potresti farlo da sola. Il tempo è scaduto e la vincitrice è... Hazel! Direi che era abbastanza ovvio. Sì, lo sapevo! È tutta colpa del robot. Aspetta, guarda, sta disegnando qualcosa. Signor poliziotto, ecco il mio coniglio, è carino, vero? No, la gara si è conclusa, ho vinto io. Cosa dovrei fare? È troppo tardi. Sì, sono la più brava. Lo dirò a papà. Fai pure, intanto ho vinto io. Chissà cosa dovremmo disegnare adesso. Scusa, devo prendermi cura dei miei baffi. Ecco la prossima sfida. Facilissimo. Huh? Cosa c'è qui dentro? E dove sono le penne?
Credo che dobbiamo usare dei bottoni e del filo, sarà tosta. Non sono tanto brava nell'artigianato, credo che passerò. Maggior dama, vieni qui. Mi ha chiamato, signorina? Ecco la valigetta. Per lei, Pokéball nuovi di zecca. Wow, ma sono d'oro! Sei stato bravissimo! Voglio vedere da più vicino. Wow, bellissima! Puoi andare adesso, vediamo cosa c'è dentro. Ah, solo? Ma è così piccolo! Pensavo ci fosse altro, che delusione! Beh, mi dispiace. Volevo qualcosa di più stravagante. Maggiordomo, cos'è questo coso? Maggiordomo, vieni subito qui! Mi ha chiamato, signorina? Guarda! Ah, sì, vedo qual è il problema. Un attimo. Che figura! Spero che questo Pokémon le piaccia di più. E che ci faccio? Beh, credo che si dovrebbe accontentare. No, ne voglio uno più grande! Allora, torno subito. Immagino sia difficile comandare così tante persone, non hai idea. Tada! Pikachu! Ah! Le piace? Lo adoro! Fallo di nuovo! Che bravo! Meno male. Questo colore ti dona. Grazie, signorina. Fa niente, posso comunque batterla. Aspetta, credo di sapere cosa fare. Questo non mi serve, ho i miei calzini. E ne ho sempre uno in più. E il colore è perfetto. Facciamolo. Intanto devo fare delle modifiche. Taglierò il calzino in due. Lo farò partendo dal centro. Taglierò una metà in pezzi più piccoli. Così. Poi sistemerò i pezzi. Deve assomigliare a Pikachu. Non male. Ora devo cucire i pezzi insieme. Devo assicurarmi che i pezzi siano ben cuciti. Attaccherò anche le braccia e le gambe. Comincia a prendere forma. Ma devo anche imbottirlo ancora. Ora va molto meglio, ma manca ancora qualcosa. Userò del feltro nero per gli occhi. Ritaglierò due cerchi e li attaccherò sul pupazzo. Adesso ci metterò sopra due bottoni bianchi. Pikachu ha le guance rosa e per farlo userò due bottoni rossi. Adesso mi serve un pennarello. Non muoverti, devo disegnarti il naso. E anche la bocca. E ora è il momento delle orecchie. Farò solamente la punta. Credo sia pronto. Un bel peluche di Pikachu. Mi piace ed è così morbido. Che ne pensi? Non si direbbe che era solo un calzino? Cos'è questo odore? Oh, toglimelo di torno! Sì, la puzza è nauseante. Cosa? Ma se l'ho lavato tipo una settimana fa, ma se profuma? Ah, sa di formaggio. Si sente ancora. Ciu! Guarda cosa hai fatto! Ups, scusa! Il naso mi brucia! Possiamo andare avanti e vedere chi ha vinto! Aspetta, cos'è quello? L'odore è... è buonissimo! Ah, è formaggio! Lo adoro! Finalmente qui qualcuno ha ottimi gusti! Hazel vince di nuovo! Ottimo lavoro! Woohoo! Ce l'abbiamo fatta, Pikachu! Ma proprio non capisco! Magari sarai fortunata la prossima volta! Questa puzza mi rimarrà impregnata addosso per sempre! Possiamo sbrigarci! Devo andare a farmi la manicure! Ok, facciamolo! Ed ecco la prossima sfida! È una tigre! Ok, ce la posso fare! Non ci danno altro! Sul serio? Io quelli non li uso! Maggiordomo? Adesso cosa c'è? Voglio una tigre! Una tigre? Ma... vai e sbrigati! Ma certo! Buona fortuna, anche a me servono alcune cose! Oddio, odio dover portare fuori la spazzatura! Prenderò io quella! Che diavolo! Proprio ciò che stavo cercando! Vediamo... poverina... ehi, riciclare è la nuova tendenza! Mi serve questo rotolo di carta igienica, lo appiattirò! E poi ci disegnerò sopra, voglio creare una tigre. Mi devo concentrare, voglio che sia perfetto. Ok. Ora devo ritagliarla. Poi devo aggiungerci i colori. Inizierò con l'arancione, voglio colorarlo tutto. Poi aggiungerò le striature. Sarà una tigre amichevole.
Aggiungerò delle altre striature lungo la schiena e anche gambe. Finora mi piace. Il corpo è fatto. Ora disegnerò il viso. Una volta fatto, piegherò il viso in avanti. Oh, mi piace! Lexi, guarda! È carina, vero? Eh? Quella sarebbe una tigre? Ora ti faccio vedere io una vera tigre. Io preferisco quella originale. Ma perché ci mette tanto? Mi scusi, la tigre è fuggita. Ho provato a prenderla, ma non voglio parlarne. Ma possibile che non ne combini una giusta? È tutto ok? Dammi quei soldi e vattene. Mi dispiace. Oh, mi venderesti la tua tigre? Ti prego. La vuoi? Sì, dammela. No, è mia. È troppo preziosa per me. Ah, beh, credo che non rimanga altro che disegnarne una. Non può essere poi così difficile. È solo un grande gatto rosso. Ecco, così dovrebbe andare. Ecco qua. Spero ti piaccia. Il disegno di Lexi è terribile. Vince Hazel. Non di nuovo! Sono pronta per il prossimo round. Spero vi piacciono gli arcobaleni. Mi rendono così felice. Sono ok? Sì, immagino che siano carini. Oh, guarda! C'è del rossetto. Che figata! Wow, mi piace questo colore. Lo voglio mettere. Che ne pensi? Preferisco non esprimermi in merito. E ti prego non farlo più. Intanto a me è venuta un'idea. Rimuoverò l'ombretto che ho sul viso. Ora mi servono questi due pennelli e questi due ombretti. Intingerò i due pennelli negli ombretti e applicherò il trucco sul viso. Che bell'effetto! Ora le mie labbra hanno bisogno di un po' di colore. Sono molto colorate adesso. Manca ancora il mascara. Voglio le ciglia lunghissime. E aggiungiamo un po' di brillantezza. Mi piace. Lo so, sono fantastica. Ma non ho ancora finito. Ho questa tela. Ci premerò contro il mio bel viso. Tada! Che bella opera d'arte! Dovrebbe andare in una galleria d'arte. Wow! Accidenti, ho qualcosa incastrato tra i denti. Oh, credo che sia il mio pranzo. Aspetta. Ma non riesco a toglierlo. Oh, ma certo, posso usare questi lacci. Meno male che sono così ingegnosa. Vattene via! Oh? Ma che fai? Aspetta, ma quello è sangue? Ah, è solo rossetto. Forse però potrei usarlo. Mi serve solo qualche altro colore. Creerò qualcosa di straordinario. Passerò il rossetto su tutto il laccio e lo farò anche dall'altra parte. Ora ho un laccio multicolore. Che bello! Ora devo fare arte. Dov'è il mio quaderno? Oh, eccolo! Lo apro e ci metterò dentro il laccio. Creerò uno schema ondulato. Adesso richiuderò il quaderno. E ci metterò sopra la mia mano. Adesso sfilerò il laccio da dentro. Facilissimo! Adesso che aprirò il quaderno ci sarà un vero capolavoro artistico. Potrei guardarmi per tutto il giorno. Ho finito? Carino, eh? Aspetta, i denti sono puliti adesso. Che strazio, però! Non fate caso a me. Ah, mi sento già molto meglio. Ho evitato di fare una figuraccia. Forza, scegli me! Siete state entrambe brave, sono veramente colpito. Vincete entrambe. Ve lo meritate. Sì, lo sapevo! Anche se l'immagine di Hazel non mi convince. Ignoriamola che è meglio. Questi popcorn sono buonissimi. Non dimentichiamo le buone maniere. Grazie, Matthew. Prendi! Arriva! Ottimo tiro! Attenzione! Cosa? Ehi, ti sta bene questo look! Oddio, quanto è divertente! Che succede? Ehi, sono un uccello! Mi piace! Sei così tenero! Ragazzi, stiamo ancora facendo la challenge! Ups, me l'ero dimenticato! Stavolta abbiamo un adorabile pulcino! Nessun problema! Sono rimasti dei popcorn! Forse posso usare i chicchi! Li cospargo sulla carta! Ci aggiungo della colla.
E una volta tolti i chicchi in eccesso, rimane il pulcino. Wow, bellissima idea! Userò questo lingotto d'oro. Lo tengo a portata di mano per le emergenze e lo grattugio sulla carta. Aspetta, hai un lingotto d'oro? Ma chi sei? Finito! Ho un pulcino d'oro. Guarda come brilla! Che carino che è! Tocca a te, Lily! Questo è difficile. Sono simili. Anche se uno è fatto di metallo prezioso e l'altro è piuttosto semplice. Sapete una cosa? Pareggio, ecco, congratulazioni! Yuhu! Mi sembra giusto. Ok, pronte per la prossima sfida? Che curiosità! Cosa uscirà adesso? Oh, disegneremo delle giraffe oggi! Ma come si fa? Ah, è un gioco da ragazzi! Potrei farlo ad occhi chiusi! Oh. Se lo dici tu! Ci sono! Comincio dalla testa così! Una linea fatta in questo modo! Ora qualche altra linea! Ci sono! Prima però uno spuntino! E anche un pisolino! Ah, ci voleva! È enorme quel centro commerciale! Sono contenta di essere tornata! Ho trovato l'ispirazione che cercavo! Ora mi metto al lavoro! Prima disegno questi quattro numeri! 1, 2, 3 e 4. Comincio naturalmente dalla giraffa. Questo sarà il collo e questa la zampa anteriore. Poi faccio la testa, le orecchie e la coda. E naturalmente poi le chiazze anche. Guarda che carina! Ora è il numero 2 che diventa un bel cigno. E con il 3 che cosa farò? Ma delle ali, ovviamente. Una bellissima farfalla! Adesso il numero 4. Guarda queste scaglie! Ed ecco qui un pesciolino! Sono tutti carinissimi! Adesso devo solo colorarli, non vedo l'ora! La giraffa sarà gialla, chiaramente, e con le chiazze un po' più scure. Carina, vero? Il cigno è bianco o grigio, a volte anche nero. Il cigno è così tanto elegante! Oh, devo metterlo in acqua! Quindi mi serve del blu! La farfalla sarà arancione? Perché no, sarà bella! Oh, adorabile! Aggiungo adesso i piccoli dettagli, anche le chiazze, così! E ora tocca al pesciolino! Lo coloro di blu, verde e giallo, con la bocca rosa. Fatto! Ok, tempo scaduto, ragazze. Ok! Ok! Oh, no! Ho disegnato 4 animali. Anche la giraffa, naturalmente. Wow, Ashley, ottimo lavoro! E tu, Luna? Che cosa mi dici, invece? Solo un secondo, ok? Non sono abbastanza veloce. Questo andrà bene, immagino. Fatto? Sono fuori tempo? Oh, però... interessante. Almeno la testa è carina, vero? Povera giraffa. È il mio turno. Guarda come va! Eh? Non male! Non di nuovo! Ok, bene! Non puoi sbirciare! Adoro questa parte! Cosa è successo? Dov'è la vernice? Non ci sono pennelli! Forse posso aiutare! Vengo sempre preparato! Tieni questo! Ok! Non sapevo suonassi! Questo non va bene. Lo porti sempre con te.
Cosa ne pensi di questo? Nah. Leo, cosa hai lì dentro? Ah, questo potrebbe essere utile. Sul serio? Possiamo usarlo di sicuro. Prepariamoci. Metterò un po' di vernice sulla tela. Dovrebbe bastare. Ora per lo spazzolino da denti. Spennellerò la vernice facendo un motivo a piume. I colori si stanno fondendo. È fantastico! Ah? Leo, metti giù lo spazzolino. Fidati di me. In realtà è piuttosto carino. Penso di aver bisogno di rinfrescarmi. Leo, non farlo! Ho l'alito pesante. Non sono sicura che sia una buona idea. Come ti sembro? Preferirei non commentare. Almeno il dipinto è finito. Wow, lo adoro! Non guardarti allo specchio. Ah? Ho provato a dirtelo. Ho qualcosa sui denti. Potrei aver commesso un errore. Ehi, guarda! È la nostra prossima sfida. Oh, non fa altro che girare, e poi? Guarda, qui c'è un pulsante. Immagino che dovremmo premerlo. Aspetta, fermati. Non premerlo ancora. Meglio se lo premiamo insieme nello stesso momento. E va bene, premiamolo. Ok, sta ancora girando, ma quando si ferma? Mi sa che lo premo di nuovo, sai? No, aspetta, fallo girare di più. Ancora un altro po'. Un altro po', ancora. Ecco qua, uno, due, tre. Adesso! Ok, ora si è fermato e non si vince niente? No, non so neanche da dove cominciare con questo. Deve esserci qualcosa che possa aiutarmi. Aspetta, ho questo disegno, forse può servirmi. E poi uso il disegno della rana che ha fatto Cheryl. Purtroppo dovrò cancellare tutta la ranocchia. Ma per l'arte bisogna fare dei sacrifici. Bene, ma che... Ehi! Quello è il mio disegno della rana! Ebbene sì, scusami tanto, ma dovevo farlo. Dopo aver cancellato la ranocchia, mi resta questo foglio vuoto piegato. Così posso cominciare il mio disegno di blu. Gli faccio la corona, gli occhioni e naturalmente la bocca, senza dimenticare la sua bavetta che cola. Poi apro la carta ripiegata, così adesso posso completare i miei disegni. Devo completare queste due metà della testa di blu. Voglio che abbia un'aria schifosa e spaventata. È il punto di forza di questi personaggi. Perfetto, ci siamo. Ho disegnato tutto a matita. È il momento di delinearlo con il mio pennarello nero. Voglio assicurarmi di ripassare tutti i contorni, così posso poi colorare. Ancora un altro po' ed ecco fatto. Ora gli faccio le pupille. Posso usare lo stesso pennarello che mi è servito per i contorni. Coloro anche la bocca e l'occhio sul lato destro. E adesso un tocco di blu. In fondo il suo nome è blu, giusto? E quando ho finito con il blu, faccio la sua corona d'oro. Perché non è il blu che tutti conosciamo se non ha la sua corona. Uso il marrone per i capelli e un marrone più rossiccio per la lingua. E anche l'interno viscido sul lato destro di blu. Senza dimenticare i filamenti, che schifo! Poi uso un rosa molto più chiaro per il tocco finale. Quasi fatto, un arancio chiaro per la carnagione del tizio all'interno e ultimo step, coloriamo la bava di blu. È venuto fighissimo! Mi sa che ho finito il disegno, sì! È fighissimo e pauroso! Oddio, sono così felice che sia venuto bene! Forse la mia creazione migliore in assoluto! Oh? Cheryl, ho fatto un disegno per te! Ah? Bene, non è male come disegno! Ah! Accidenti, mi hai terrorizzato! È assurdo che tu l'abbia fatto! Sei proprio strana tu! Tolgo il disturbo! Blu fuori, blu dentro! Blu fuori, blu dentro! Fuori, dentro, fuori, dentro! Uffa, Cheryl, non vedi che sono occupata? Accidenti! Ah! Tu non sei, Cheryl, sei blu! Taglio la corda! È stato troppo facile, ma lei mi ha spaventato per prima! Meglio prepararsi per la prossima challenge! Sembra un buon momento. Stacy, questa è per te. Spero ti piaccia. Sul serio? No, non posso. Un regalo per me. No, è per Stacy. Davvero? Chissà cos'è. Wow, guarda qua. Cosa? È solo uno stupido unicorno. Non capirò mai le donne.
Oh, è da parte del ragazzo che mi piace. Quanto è carino. Lo custodirò per sempre. Mi è venuta un'idea per il prossimo round. Un unicorno. Stai scherzando? E va bene, facciamolo. No, non sta andando bene. Com'è morbido. C'è qualcos'altro nella scatola. Sono caramelle. Perché sento l'odore? Buone. Ah, che succede? Aspetta un secondo, penso di aver capito. È ora di disegnare. Disegnerò il contorno dell'unicorno su carta millimetrata, poi disegno il contorno, fidati, verrà bene. Poi aggiungo qualche dettaglio. Questa è la criniera. E ora riempio il contorno, così spicca. E ora coloro. Verrà molto bello. Devo solo assicurarmi di rimanere nelle linee. Farò il corno multicolore. Ottimo! Aggiungo gli ultimi ritocchi. Tutto fatto! Lily, ho finito! Il tempo sta finendo! Cosa? Come? Cosa faccio? Vediamo un po'... Ta-da! Almeno ci hai provato! Brava, Stacy! Sembra grandioso! Meno dico, meglio è, Matthew! Vince Stacy! Non c'è competizione! Sì, lo so! Lo sapevo! Cosa pensi faremo dopo? Va bene, voi due siete pronti? Sembra che questa volta dovete disegnare un ragazzo. Voglio proprio vedere che cosa combinate. Sono un po' deluso. Non posso negarlo. Eh? Oh no, ho finito gli snack. Ora sì che sono deluso. Beh, ora cosa farò? Aspetta un secondo. Ho questo piatto vuoto. Sì, funzionerà di sicuro. Ho un ottimo piano. Che stai facendo con un piatto e un pennarello? Non capisco, perché stai disegnando sul piatto? Non preoccuparti, so io cosa sto facendo. Finirò di fare l'omino su questo piatto. Accidenti, cosa dovrei disegnare? Proverò usando le lettere, sembra funzionare. Ok, ci siamo. Scrivo ragazzi in inglese e lo trasformo. Gli ho fatto degli occhiali e ora dei capelli, mi piace. Devo fare anche le orecchie, il mento, il naso e la bocca. Va bene, ora ho l'omino. Penso che abbia bisogno di un palloncino. Ecco, e ha bisogno di un filo così il palloncino non vola via. C'è qualcosa tra i miei denti, che fastidio. Non va bene, forse se bevo lo toglierò. Credo che vada già meglio. Gli farò i capelli arancioni. Ancora un po' e i tuoi capelli saranno a posto. Va bene, vuoi una maglia verde? Nessun problema. Ho finito. No! Hai versato l'acqua sul mio omino. Sto annegando, devo fare qualcosa. No, no, no! Omino, niente panico! Aspetta, sta succedendo qualcosa. Sta succedendo qualcosa al mio omino! Hai ragione, non sta annegando, ma sta galleggiando! Che figo, mi piace! Hai fatto un ottimo lavoro! Vinco io? Ma dai, che bello! E adesso che si fa? Che cavolo, quella rana ci è saltata addosso! No, 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 io ho una paura matta delle rane! Wow, è un ranocchio in carne e ossa e a dire il vero è così carino! Magari gli accarezzo un po' la testolina. Oh, com'è carino, che ranocchio stupendo! Ashley, che stai facendo? Non toccarlo! Ah, non mi piace per nulla, neanche un po'! Peggio per te, sai che ti dico, ci faccio un bel disegno! Grazie a questo ranocchio farò un meraviglioso capolavoro! Non posso credere che questa rana non ti faccia schifo! Aiuto, no! Mi sta fissando di nuovo, che orrore! Un momento, forse c'è un modo per risolvere questa situazione terribile! Sì, funzionerà! Ho piegato il foglio in questo modo, disegno questi occhioni sporgenti e inquietanti e adesso mi tocca disegnare anche queste disgustose zampette palmate da rana. Ci vuole pure una grande bocca da rana e ora posso mettermi a colorare, uso il classico colore da rana. Il verde... Coloro prima la faccia e poi scendo giù fino in fondo. Ah, ci sto impiegando un sacco di tempo, quanto verde. Finalmente basta con tutto quel verde. Naturalmente non posso scordarmi la bocca e vai col rosso. E vai con altro rosso, però ci vuole la lingua. Questa striscetta di tessuto andrà benissimo. Finisco questa fessura nella carta e ecco che arriva l'insetto. Lo attacco a un filo e lo faccio passare attraverso la fessura. Adesso chiudo la bocca del mio ranocchio e voilà!
Rana, tu che ne pensi? Il mio disegno è molto più carino del tuo. E guarda, ora sta per inghiottire la mosca. Wow, non ci posso credere che tu l'abbia fatto, Cheryl! Geniale! Ora che guardo il mio disegno mi ricorda soltanto vagamente una rana. Wow, la rana che ha disegnato Ashley è proprio bruttina. Già, questo disegno è davvero un fallimento totale. Ehi, aspetta un attimo, forse ho un'idea su cosa fare. Rana, mi servirà il tuo aiuto per il prossimo step, spero funzioni. Oddio, sì, funziona! Fiori, sono per me, che pensiero gentile, non dovevi. Ma che roba è, Ashley ha un principe eppure dei fiori? Grazie per avermi baciato, ero stufo di essere una rana. Ehi, sveglia, stai sognando ad occhi aperti? Perché hai la rana in mano? Volevi forse baciarla? Cosa? Ma che dici? No, non volevo baciare la rana! Annoiati, vero? Allora è il momento della prossima sfida! I personaggi di Poppy Playtime! Vincerò io! Perché userò la mia fidata pastella per pancake! Farò di nuovo arte con la mia pastella! Finito di fare il contorno col giallo, passo al rosso! Anche se la forma è molto semplice, devi delinearla. Bisogna farlo prima di riempire, altrimenti finirebbe ovunque la pastella. E questo non lo vogliamo. Invece di un bel disegno verrebbe fuori solo un gran pasticcio. Ora facciamo gli occhi. Comincerò facendo dei piccoli puntini. E ci aggiungerò dei puntini verdi sopra e sotto. Sta venendo benissimo, devo solo cuocerlo. È quasi come un vero pancake. Ci siamo, devo solo girarlo. Ci siamo quasi! Fatto! Oh wow, adoro com'è venuto! Wow! E Betty invece? Oh! Non voglio dare la mancia al cameriere! Che diavolo? Ehi, sveglia! Oh, cosa? Sono sveglia! Ehi, ha già finito! Vattene, maggiordomo, via! Devo fare meglio di Liam! Ok, penna 3D, ci risiamo, facciamo un po' d'arte. Come al solito comincerò facendo il contorno di nero. Ecco gli occhi, devo solo riempirli. Ora posso aggiungere un po' di colore e cominciare a riempire anche il resto. Proprio in questo modo. Passo al viola e poi al rosa. Aggiungo un po' di rosso e poi un po' di bianco in cima. E il mio PG Pagapillar è fatto. Com'è carino! Ed ecco la mia opera d'arte, direi che ho chiaramente vinto. Non credo proprio, non è così figo, Banzo Bunny è il vincitore. Scelgo Liam. Proprio così, Betty, sono di nuovo io il vincitore. Wow, ci ho messo una vita a trovarti. Oh, che puzza qui! Che diavolo stai facendo? Sono in bagno! Sono venuta a spiegarti la prossima sfida. Ti ascolto. Dovete disegnare un serpente. Ok, penso di farcela. Altre domande? No, nessuna domanda, sicuro? Ma insomma, va bene. Quello che è successo ha dell'incredibile. Volevo solo un po' di privacy. Un momento. Ho questa carta igienica e un pennarello. Ecco il serpente. Wow! Oh, eccoti qui. Ti stavo cercando. Sì, sono qui. Sto cercando di lavorare. Ti devo chiedere di disegnare un serpente. Non mi sembra complicato. Ok, ecco il timer. Forza con quel serpente. Ah, devo iniziare. È solo un serpente. Non può essere difficile, vero? Wow, un serpente bello lungo. Guarda com'è sinuoso. Ma l'hai disegnato sulla carta igienica? No! Tu invece cosa hai disegnato? Tempismo perfetto! Ho appena finito! Eccolo! Ah, oddio! Per un attimo ho pensato fosse vero! Un punto per te! Sì! Il mio primo punto! Ora siamo pari! Beh, quantomeno adesso potrò uscire da questo bagno! Avete sentito? Finalmente sono fuori! Molto bene! Devo andare! Gabi, guarda il mio serpente! Non le è piaciuto? Davvero? Secondo me è fantastico! Hai meritato di vincere! Ma come hai fatto? Guarda, te lo spiego. Ok, primo disegniamo un piccolo ovale in alto, poi tracciamo una linea ondulata verso il basso e un'altra ancora, ma fermiamoci prima della fine. Ripetiamo lo stesso anche dall'altro lato della linea. Ok, ora cancelliamo la linea centrale e tracciamo il contorno con una penna. Questa è la parte più semplice.
Ecco, ci siamo. Aggiungiamo le linee intorno a tutte le curve interne e altre ancora. Questa è la parte inferiore. Ricordiamoci anche degli occhi e delle narici. Ora possiamo usare la matita per le ombre, più scuro sui bordi e poi sfumato verso il bianco al centro. Oh, capito? Wow, Gabi, fantastico! Dammi il 5! A me gli occhi, ragazze! Basta chiacchierare! E ammirate i gioielli sulla mia corona! Wow, come brillano! Disegnatela! Ecco il pennarello che fa per me! Disegnare una corona è facilissimo, un gioco da ragazzi! Ah, tu dici? Adesso ti mostro io come stanno le cose. Tutto sta nei dettagli più piccoli. Adesso possiamo anche disegnare i gioielli. Rosso Rubino, tocca a te. Ci vuole anche un tocco di realismo qui. Per fortuna ho sempre con me i miei rubini. Fantastico! Adesso facciamoli un po' più vivaci. Con un po' d'oro, ovviamente. Tutto studiato nei minimi particolari. Siamo pronte? Prima tu. Detto e fatto. Che ne pensa? È così bella che vorrei indossarla. Come ci sei riuscita? Favolosa! Vediamo la tua adesso, Ashley. Eccola qui. Ah, potevi fare di meglio. Ma questo ti sarà d'aiuto. Non è tanto il mio stile. Speriamo che questa sfida ti abbia ispirato a creare un capolavoro tutto tuo. Chi ha creato l'arte migliore, Lexi o Hazel? Faccelo sapere nei commenti qui sotto. Ricordati di condividere questo video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video proprio come questo.